Eccoci tornati in studio con Vigina Raggi, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e eh, il collega Alessandro Cisilin. Ci eravamo lasciati, ovviamente, stiamo parlando di, eh, di mafia capitale e eh, mondo di mezzo. Ci eravamo lasciati sulla uh, questione delle uh, scelte del sindaco e di come non si sia accorto di quello che stava succedendo. È da mesi ormai il sindaco è sotto pressione per quanto riguarda eh, la, sua, la sua giunta. Roma ha bisogno evidentemente di cambiare passo e allora il sindaco ha pensato finalmente di eh, cambiare la sua giunta e di dare vita al cosiddetto Marino, eh, Marino 2. Vedi, la giunta verrà presentata eh, lunedì, come abbiamo peraltro detto all'inizio della trasmissione, però i giochi, come si suol dire, sono già fatti. Vediamo il servizio. L'attesa è finita. Domani, a meno di sorprendenti cambiamenti delle ultimissime ore, Marino varerà la nuova squadra di governo cittadina. Di Francesca Danese, neoassessora sociale al posto di Rita Cutini, si è già ampiamente e polemicamente parlato nei giorni scorsi. Tuttavia, la neo incaricata, oggi ancora in pectore, domani potrebbe essere investita di un superassessorato comprendente, oltre ai servizi sociali. Anche le politiche abitative. L'idea di diminuire il numero dei rappresentanti di giunta è la chiave che Marino vuole usare per voltare pagina. Compreso quello relativo ad appalti pubblici e legalità, che a meno di impedimenti dal CSM, vedrà in prima linea nella lotta alla mafia capitale il magistrato Alfonso Sabella. Non è finita qui, un superassessorato pare toccherà pure a Giovanna Marinelli, che sin qui ha condotto la cultura e alla quale Marino vuole affidare anche la delega al turismo. Le caselle ancora incerte sono relative a Paolo Massini, che uscirebbe dai lavori pubblici per entrare allo sport. Al suo posto il fedele Maurizio Pucci, il mister Wolf di Marino, quello che risolve i problemi. Domani la presentazione, con sorrisi e strette di mano al grido di Daie, mentre oggi, nell'imbarazzo più totale, sono giunti gli ispettori inviati dal prefetto per indagare su Roma Mafiosa. Allora Ovviamente il servizio era relativo alla, ehm, a martedì, eh, quindi alla giornata di, eh, di ieri, però in sostanza i giochi sono questi, insomma. forse cambierà qualcosa, il lunedì verrà presentato probabilmente, eh, probabilmente Isabella. È il, insomma riponete qualche, qualche speranza oppure che la situazione in qualche modo lasciate ogni speranza eh, migliore <ride> con questo, no. chiamiamolo rimpasto mano di belletto, di fund, chiamiamola mano di belletto in un volto opaco, su un volto opaco chiamiamola mano di belletto mm, mi giunge nuova adesso la, la sento qui insomma ma poi qualche articolo di stampa può sfuggire in effetti che addirittura la Marinelli, eh, attuale assessore alla cultura, sarebbero attribuite ulteriori deleghe e mi sembra, ma anche qui, insomma, non ricordo la fonte, mi sembra di aver visto che proprio la Marinelli sia comunque coinvolta all'interno di un'indagine che vede eh, i magistrati indagare e quindi esaminare un po' la vicenda opaca del circolo degli artisti. Allora cioè, siamo alle solite. Vogliamo dare una super delega a una persona che comunque potrebbe avere qualche scheletro nell'armadio. Cioè io non capisco. Vogliamo ricominciare tutto? Adesso si legge sui giornali che il PD ha cambiato tutto. È arrivato questo segretario barra commissario Orfini che deve rivoluzionare tutto dall'interno. E siamo a darci una mano di belletto, perché per me questo è il rimpasto, per me questo è. E addirittura tra i rimpastati la Marinelli che sembrerebbe, ripeto, vado col condizionale perché poi non ho l'immunità parlamentare, eh, sembrerebbe coinvolta all'interno di un'altra inchiesta. Di che parliamo? Qual era la domanda? Se siamo contenti. No, magari no. rilogiamola pure a Cisirin, cioè. che in qualche modo insomma, eh, non voleva far scontare eh, a Marino la gravità della situazione. Beh, indubbiamente è un rimescolamento in questo eh, l'obiezione del Movimento 5 Stelle ma anche di altri insomma è, è reale c'è un, più una rotazione che un vero e proprio eh, rimpasto infatti un fatto politico che sembra messo così del tutto sganciato dall'attualità in realtà quindi insomma, eh, analizzabile su altri profili non quello di Mafia Capitale tranne però in effetti eh, nella scelta di Isabella che mi sembra oggettivamente il nodo cruciale, la vera novità è se confermata come sembra perché si tratta di un rinvio, quello fino appunto a, eh, lunedì prossimo della presentazione della nuova giunta proprio per una valutazione del CSM, per l'aspettativa che si deve prendere per fare l'assessore sì. e il controllore sulla regolarità, questo mi sembra un segnale molto forte. Eh, Forse dispiace un po' perché viene sottratto all'inchiesta antimafia in Sicilia. E indubbiamente perché è un, uh, un magistrato di primo piano. Però uh, il suo nome è un nome al di sopra di ogni sospetto, è un nome che dovreste, credo, raccogliere con uh, estremo favore anche voi. Un nome su dodici. Beh, è il nome. È il nome. Il nome. Se per lei è sufficiente, eh, per noi eh. no. Io non credo che per quanto non abbia nulla contro il dottor Sabella, anzi, io non credo che questo sia sufficiente. Ce cioè, La... lo vedete più che altro con una sorta di specchietto per le allodole per sì. certificare insomma sì. quello che. Stiamo parlando, lo ripeto ancora una volta, di un sistema definito cupola romana, mafia capitale, mondo di mezzo. Un magistrato, un singolo magistrato. Messo lì all'interno di una giunta, che cosa può fare? Io po me lo chiedo. Quello per il, la, mm. eh, per il quale è stato chiamato, cioè esatto. vigilare su tutti. Vigilare su tutti. Non vigilare. è poco. E non, non è, è che poco. lui. E, e, e non credo che lui nemmeno accetterebbe di essere uno specchietto per l'allodole. Eh, non, non mi permetto di pensare. Visto il profilo del personaggio, che lui accetti di venire qua senza avere una delega di sostanza. Eh, se poi parliamo del sistema mafia capitale e citiamo la Marinelli perché sarebbe Attenzione coinvolta in un'altra inchiesta che non c'entra niente, non nulla, su, sto una facendo, vicenda, fatto una su una vicenda molto, eh, che, che, che ha poco a che fare, anzi, nulla a che fare comunque con l'ambito la, la, della corruzione, eh, non, non, non c'è una valutazione, ma non solo giudiziaria, ma neanche politica che tenga di critica rispetto a una nomina di questo livello e anche per quanto riguarda l'individualità degli altri ministri, degli altri assessori. Degli altri assessori. Per noi c'è invece, noi stiamo parlando, le ripeto, di un sistema che coinvolge, come lei ha detto all'inizio della trasmissione, tanto politici, alcuni politici, non facciamo di tutta l'erba un fascio, alcuni politici, alcuni esponenti dell'amministrazione, degli uffici e poi società cooperative, quindi anche terzo settore. Un sistema che è infiltrato tanto che gli atti di indagine non sono e non si limitano alle 1200 pagine pubblicate e sono ormai credo nella disponibilità di tutti, ma si parla di altre 70.000 pagine. 70.000 pagine sono tantissime. Quindi, una persona contro questa marea che cosa può fare? Tanto io spero che questa persona sia, come dire, si armi di tanta buona volontà perché di questo c'è bisogno. Ma parliamo di un sistema che al proprio interno funziona male. Lei mi chiede se sono contenta. Sicuramente è un nome di rilievo, è un nome di primaria importanza, ma secondo noi non è sufficiente. Tanto che, ripeto, ci sono gli ispettori del prefetto che stanno iniziando a bagliare tutte le carte, secondo noi non è sufficiente. E quando io vedo e leggo eh, la critica del presidente napolitano che di fronte a un sistema di mafia capitale dice però eh, l'antipolitica è il vero problema, mi cadono le braccia. Mi cadono le braccia. Mi cadono le noi... braccia perfino al Papa, bisogna dire. <ride> sì, in questo caso. esattamente. Perfino e devo dire che trovandoci insomma è sulle stesse posizioni, questo ci fa piacere, però... Il punto è questo, noi ci troviamo a, un livello, a parlare di un livello di infiltrazione mafiosa che ha un rilievo penale e ha una ricaduta politica, perché quando parliamo di corruzione che pesa con stime prudenziali circa 650 milioni di euro l'anno, noi parliamo di 650 milioni di euro l'anno in meno ai servizi per i cittadini. Allora, da stime e calcoli effettuati da questa giunta, aprire un nido pubblico costa 800.000 euro. Quanti nidi si costruiscono e si gestiscono con 650 certo, mila euro? quanti bisogni, insomma, potrebbero essere? Allora, noi parliamo di, esatto, noi parliamo di un sistema che ha rilevanza penale, che ha ricaduta politica, e quindi per noi l'attacco non può essere che su due fronti. Riconosciamo che Sabella è sicuramente, il dottor Sabella è sicuramente una persona di spessore, ma non riteniamo sia sufficiente per poter scardinare questo sistema. Tutto Anche questo. perché Ciselini, in fondo come assessore, che stiamo parlando di un assessore alla legalità, ma questo assessore alla legalità poi cosa potrà fare eventualmente, eh, più che denunciare insomma, che ci sono dei processi poco chiari, delle dinamiche. Eh, poco chiare, non è che abbia poi delle eh, facoltà realmente esecutive su quello che poi succede in, uh, succede in città. Cioè, non, è una, un, non chiamiamolo spe, specchietto per le allodole, che giustamente è una persona di, eh, di spessore, probabilmente verrà accolto, anzi, verrà accolto con favore eh, da tutti i romani. Una figura del genere, soprattutto in questo momento. Il problema è che poi in realtà cosa farà questo assessore alla legalità? Eh, questo, questo, naturalmente eh, è, questo, che... questo naturalmente è una cosa che nel dettaglio eh, sicuramente è ancora da definirsi, quello che eh, di già si sa e che comunque veglierà eh, sugli appalti, sulle procedure concorsuali, su come vengono gestiti i fondi. Non è roba piccola, non è roba enorme. Eh, non è roba mh, di poco conto, è però eh, cosa rilevantissima se lui avrà il potere di intervenire. Naturalmente andrà definito questo potere, però non è assolutamente poco di per sé il fatto di mettere un guardiano di questo tipo, perché i dati sulla corruzione eh, sono rilevanti e, e sono... E, ed è proprio il fatto che vi sia la possibilità di vigliare e qualcuno abbia realmente come auspico, e spero, e lo spera sicuramente lui stesso. E immagino che eh, lo stesso giudice lo pretenderà. Dei poteri reali di intervento. Questo può essere veramente un segnale di massimo rilievo. Perché la corruzione è. Eh, non è soltanto una questione di, legali, di illegalità, ma è un gravissimo fattore di ingiustizia sociale su cui, fra l'altro, anche il Movimento 5 Stelle, a mio parere, eh, ehm, dovrebbe fare un salto: nel senso, il Movimento 5 Stelle, come tutti i tanti movimenti anticorruzione, anticasta emersi eh, nel mondo, e oltretutto anche quello di Ho maggiore successo elettorale, <ride> almeno. Eh, così è stato l'anno scorso, eh, manca secondo me di questo tipo di analisi, e cioè la corruzione non è soltanto un generico costo, non è soltanto no, no. un fatto di malavita di una casa, è un fatto di profonda giustizia sociale, è un fatto marxianamente dire, di sfruttamento sociale e di allargamento delle ingiustizie. Questo tipo di uh, riflessione mi sembra che nel Movimento 5 Stelle e non solo un po' sia latitante. Per quanto mi, mi riguarda, per di quel di che rispondere. ne so, l'unico movimento cosiddetto anticasta nel mondo che fa questo tipo di ragionamento sono i Podemos spagnoli, no. in Italia ancora no. No, mi permetta di rispondere ehm, prima un brevissimo accenno a una cosa che lei ha detto prima. Giustamente le deleghe di questo assessore dovranno essere ancora definite, quindi vedremo, immaginiamo che avrà poteri penetranti di controllo, eccetera. Vi faccio notare che nel frattempo un organo con penetranti poteri di controllo esiste già, è dell'OREF, il Collegio dei Revisori, che puntualmente invia le sue relazioni prima per esempio dell'approvazione dei bilanci e sono relazioni pesantissime che evidenziano a livello numerico, quindi di conti, tutto quello che poi emerge dalle carte di Mafia Capitale, quindi sprechi, corruzione, mancati incassi, eh, problemi legati ai mh, debiti fuori bilancio, eccetera. Tutto questo... Il sindaco, la sua giunta e la maggioranza lo prendono, forse neanche lo leggono e lo cestinano. Signori, esistono degli organi di controllo, non vengono. E funzionano, peraltro. E funziona. alcuni funzionano, alcuni funzionano, altri non funzionano mm. deliberatamente, come le dicevo all'inizio. Quelli che funzionano non vengono ascoltati. Auguriamoci che Sabella venga ascoltato. Tanti auguri. Ad oggi il Collegio dei Revisori produce lavori. E vengono cestinati appunto adesso avremo un assessore che sì, forse no, non si guardi ma adesso eh. vengo Scusate, adesso io non ovviamente e... non voglio non posso chiedere insomma Poi se rispondo, il volevo se rispondere è buono. sulla corruzione Sì, se ne, posso. la faccio rispondere subito per voi volevo chiedere sempre a, a fare a un'altra un domanda eh, si sta parlando da mesi o meglio eh, il pd romano chiede insomma insomma marino addirittura di, di farsi da parte e via discorrendo per quale motivo non è stata colta eh, l'occasione per farlo proprio adesso insomma c'erano tutte le possibilità per farlo non ho cioè, per, mesi, per mesi il PD Romano ha detto a Marino "Guarda, Marina, dimettiti è addirittura uscito un sondaggio in cui il sindaco era veramente caduto in un basso profondissimo per, per i cittadini della città più volte è stato Uh, detto in maniera esplicita e implicita, dimetti torniamo a votare. Come mai è successo tutto questo? E Marino uh, non è stato invitato a farsi da parte più dal PD Romano. Questa poteva essere un'occasione d'oro per eh. invitarlo in maniera più forte Aspirare. a farsi da parte, a dimettersi e tornare a votare. Beh, forse perché temono uh, le ripercussioni, eh, quello che emerge palesemente il motivo della mia obiezione alla richiesta di dimissione presentata dal Movimento 5 Stelle, quello che emerge chiaramente è che non era la cerchia di Marino implicata nel, eh, nell'inchiesta e nel giro d'affare, c'erano semmai personaggi eh, di altre correnti, di altre pressioni, magari gli stessi personaggi in qualche caso che appunto hanno chiesto la testa di Marino. In questi mesi. Quindi, non era assolutamente credibile una richiesta di dimissione da parte del PD in questo momento. Poi, naturalmente, hanno fatto quadrato, non potevano sicuramente fare altro. Siccome abbiamo la, eh, la presenza del, eh, dell'interlocutore 5 Stelle, eh, io la domanda la girerei a lei: cioè, il fatto che eh, proprio il fatto che queste richieste di dimissione ci sono state da parte del PD non era una buona ragione per non farlo voi stessi? Le rispondo adesso o rispondo dopo la domanda sulla corruzione? No, no, no la approfittiamo, approfittiamo per rispondere <ride> a entrambe. Allora io credo che il PD non lo stia facendo perché diciamo che sicuramente è spaccato al suo interno. Al momento i detrattori di Marino sono quelli che sembra siano più coinvolti da queste inchieste, quindi l'idea di perdere la poltrona mi sembra che non li sfiori, sfiori minimamente. Ovviamente i sostenitori di Marino sono attaccati lì, eh, noi siamo il buono e il giusto, quindi che cosa vi devo dire? Ognuno si, fa, si muove secondo il suo tornaconto, con zero interesse per i bisogni della città. E questo ve lo dico riagganciandomi alla, alla domanda che lei mi faceva prima sulla corruzione. Noi abbiamo ottenuto la presidenza di una commissione molto importante, che è commissione revisione della spesa, e c'è Daniele Frongia dentro a presiederla, statistico. Quindi diciamo una persona che con i numeri ha grande dimestichezza, oltre a fare un'analisi molto dettagliata sui costi della corruzione, prendendo dati ufficiali e quindi cercando di capire come viene effettivamente calcolata questa corruzione, lui ha fatto anche un lavoro nel corso di questi mesi molto dettagliato, inviando peraltro una relazione al sindaco, al collegio dei revisori, quindi una relazione che poi sarà periodica perché è una relazione annuale sui lavori della Commissione. Questa relazione ha evidenziato nel primo anno di lavoro uno spreco di soldi che ammontano a circa stime prudenziali a circa 764 milioni di euro, lo ripeto, 764 milioni di euro, 650 milioni corruzione costo annuo, 754, 764 milioni costo degli sprechi. Così do qualche cifra, tanto eh per capire certo, di che parliamo. Bene, Errori del database catastale, quindi <coughs> mancate entrate relative sugli, alle imposte sugli immobili, circa 200 milioni di euro. Costi del Vaticano, extra costi, quindi servizi che non sono dovuti al Vaticano per effetto dei patti lateranensi e delle modifiche dell'84, pesano sui cittadini, quindi sulla città di Roma, circa 440 milioni di euro annui. Macrostruttura di Roma Capitale, 20 milioni sono per esempio solamente i costi dell'avvocatura. Mm. Mega stipendi AMA, funzionari quindi non dirigenti, senza requisiti minimi di professionalità ed esperienza, parliamo di funzionari che sono stati assunti dopo essere passati praticamente da una carriera di autisti a funzionari superiori a 100.000 euro e parliamo complessivamente di una somma che in gergo si dice Cuba, quindi pesa 15 milioni di euro annui. Auto blu. Noi, le abbiamo, noi vi abbiamo rinunciato, anche Onorato via Marchini vi ha rinunciato, però il resto pesa 10 milioni di euro annui. E ancora, interventi in somma urgenza, 6 milioni di euro annui. Cimiteri Capitolini, Ama, ha un contratto di servizio da circa 36 milioni di euro, alcuni servizi li svolge, altri no. Quindi di questi 36 milioni, una quota e parte ancora sono È ancora lunga la lista, perché <ride> rischiamo rischia rischia no, di arrivare al termine della, cioè, della cioè. trasmissione. Per carità, l'elenco le è interessantissimo, anzi, magari finisco, poi me lo. Non la finisco, però, ce lo e, e, e mi fermo qui, non ve la leggo tutta. Però per farvi capire quanto noi in realtà lavoriamo sui dati, perché poi sono proprio questi dati, corruzione da un lato e spreco dall'altro, che creano ingiustizia sociale e lo spreco oggi si capisce perché Ma Cioè non siamo solo noi a dirlo, è Pignatone che lo dice. Lo spreco c'è perché deve finanziare un sistema corrotto di persone che vivono alle spalle dei cittadini onesti che pagano le tasse e non ricevono servizi. Questo questa è l'effetto. Aggiungo, aggiungo una cosa. Che no, scusi, eh, che non si dica quindi che il Movimento 5 Stelle non si occupa della corruzione o degli sprechi, perché noi lavorare lavoriamo. E le dico di più... No, ma non, non ricevete questo tipo di obiezioni. Mm, no, no, però, diciamo, mi era di sembrato questo. ne, ne, ne ricevete altre. le dico di più, poi mi taccio. Eh, notizia di questa mattina, vediamo poi se sarà confermata, notizia di questa mattina... Apparsa e pubblicata dal Messaggero, due esponenti della maggioranza del PD romano stanno pensando, sulla base delle indicazioni del Genio Orfini, di tagliare tutte le commissioni, cosa peraltro giusta perché abbiamo 23 commissioni. Basti però pensare che la commissione revisione della spesa è una delle più produttive rispetto a tutte le altre, fatto, eh, diciamo, valutato sulla base delle, delle commissioni tenute, dei lavori effettuati, degli atti presentati, eccetera. E, le dei, risultati, e dei risultati e soprattutto dei risultati, grazie a lei di averlo detto, perché sennò sembrava eh. capito che mi incensassi da sola. E le commissioni che vogliono tagliare sono proprio commissione revisione della spesa e la trasparenza, quella che ci è stata scippata 18 mesi fa e che dagli atti d'indagine risulta peraltro questo scippo risulterebbe frutto di un magheggio, di un, come dire, un maneggiamento. Comunque, eh, che fa capo a tutto questo? Che cosa vogliamo fare? Altra opacità su questi dati? Velatamente, eh, il discorso di Virginia Raggi comprende la domanda che le facevo prima, cioè, poi questo assessore alla legalità di fronte a eh, dati, certificati eh. e soprattutto la cosa drammatica, un'evidente impossibilità a fare qualsiasi cosa nei confronti di tutti questi sprechi, perché sono stipendi e sugli stipendi credo che non si, possa, non si possa fare niente. Cosa potrà mai fare questo assessore alla legalità di così clamoroso? Perché magari poi noi ci aspettiamo che adesso succeda chissà, chissà cosa all'interno dell'amministrazione capitolina. Ancora un momento, Cisilina, ci vediamo un servizio, sempre che abbiamo realizzato ieri, sulla questione delle Olimpiadi, che noi stiamo parlando. Quindi no. eh, milioni di euro. Sì. Sparare sulla Croce Rossa. Per eh, ehm, organizzare, programmare un'Olimpiadina ci vuole qualcosa come 6 miliardi, insomma, qualche stima così che è uscita eh, fuori di eh, investimenti. Insomma, mi sembra un banchetto piuttosto, piuttosto eh, grande. E ci vediamo questo servizio che abbiamo fatto andando in consiglio comunale, insomma, a vedere insomma, chi è d'accordo, chi lo è meno, via discorrendo. L'ha fatto Filippo Bellantoni, poi torniamo in studio. In Assemblea Capitolina, a pochi giorni dallo scandalo di mafia capitale, si respira ancora un'aria pesante. Dagli scranni dell'opposizione si grida lo scioglimento del Consiglio Comunale. Nella maggioranza, soprattutto nel PD, si tenta invece di ricostruire e ripartire da basi solide. L'ipotesi per Roma di ospitare le Olimpiadi 2024, con l'arrivo della candidatura ufficiale, viene vista dalla maggioranza come un'opportunità. Evidentemente per la nostra città è una grande opportunità questa per, eh, per le Olimpiadi. È chiaro che noi puntiamo il sindaco Marino da qui a qualche, a qualche giorno proprio a rilanciare l'azione della, della nostra città. Quindi sicuramente nei prossimi giorni arriverà un nuovo assetto di giunta. Noi come Consiglio Comunale stiamo lavorando anche per rimettere in assetto anche le commissioni consigliari permanenti di modo che si può dopo... Stiamo preparando con l'assessore scozzese il bilancio, quindi sì che per gennaio avremo una città che riparte. L'ipotesi di avere le Olimpiadi a Roma sarebbe una grande chance per colmare il gap di infrastrutture e di servizi che in questa città c'è e che per le gravi condizioni finanziarie non si riescono a realizzare grazie ai finanziamenti che arriverebbero. Con l'arrivo delle Olimpiadi. Secondo noi la proposta del Premier Renzi e del Sindaco Marino è quantomeno assurda, soprattutto in un momento come questo, dove si inizia a, scoper a scoperchiare un sistema, quello definito di mafia capitale, oscuro che gestiva e probabilmente forse gestisce ancora gran parte degli appalti di Roma Capitale. E quindi troviamo assurda la proposta del governo Renzi di candidare Roma per ospitare le Olimpiadi. È sicuramente è una grande opportunità per Roma, però siamo molto preoccupati. C'è un clima assurdo. Non dobbiamo piegarci la criminalità, però è altrettanto vero che in una città dove non si riescono a raccogliere i rifiuti, a pulire le strade, a parlare di Olimpiadi sembra una provocazione più che una possibilità. Qual è l'atmosfera in Assemblea Capitolina dopo l'inchiesta che ha coinvolto Roma Capitale? Un'atmosfera molto pesante per quanto ci riguarda, il Consiglio dovrebbe essere sciolto, ma dovremmo farlo noi. L'unica cosa è che se noi dell'opposizione, almeno noi della lista Marchini, presentassimo... Le dimissioni sarebbero inutili, un atto di responsabilità dovrebbe venire dalla maggioranza. Penso che il nostro Paese, vista la crisi depressiva che stiamo vivendo, non sia nelle condizioni di poter affrontare un tema così particolare e delicato. Rinviavano magari di quattro anni sperando che il nostro Paese possa essere pronto e ben allenato per le prossime. Allora, io credo che insomma, il, il sogno delle Olimpiadi eh, a Roma sia un po' coltivato da chi non farebbe piacere di vedere una Roma eh, che ospita le Olimpiadi. Il problema è la fattibilità. Monti, eh, qualcuno se lo ricorda ancora, eh, tolse il problema eh, quando era in carica come, eh, come, primo, come primo ministro, ma stavamo, stavamo parlando delle Olimpiadi del 2000. E 20 adesso ritorna alla carica con le Olimpiadi del 2024. Mi sembra che la posizione del Movimento 5 Stelle insomma sia piuttosto, sia piuttosto chiara, c'era Cisini che voleva eh, riprendere uh, il discorso, la domanda su, precedente sul, il discorso sul PD che sta eh, proteggendo Renzi dopo averlo attaccato, lì eh, Marino. Non abbiamo, eh, sì, perdono Marino. Eh, ne, nelle risposte che abbiamo dato manca sì. la variabile, eh, fondamentale che è appunto Renzi, certo. Eh, il PD romano è tra i PD meno renziani d'Italia. Questa è, stata, è anche l'occasione per una resa di dei conti che forse può aprire anche qualche scenario politico interessante o comunque di cambiamento all'interno del PD per quanto riguarda le cose che, eh, di cui stiamo parlando, le Olimpiadi, beh, su questo non posso che dare che... ragione al Movimento 5 Stelle, ma non solo per il fatto di, 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 di corruzione di quello che stiamo vivendo in questi giorni, ma anche per il banale fatto che non c'è stato evento di questo tipo. Che abbia prodotto anche negli altri paesi dove c'è meno corruzione degli introiti anziché delle perdite e produrrebbe con nuovi impianti, fra l'altro, il logoramento di vecchi impianti storici per impossibilità di mantenerli, cosa che è già il caso di strutture storiche come il Flaminio e altre. Quindi è assolutamente un non senso. Anche perché poi la corruzione: il vero problema della corruzione è anche il fatto che, come diceva. Un leader degli industriali romani in questi giorni, gli stranieri non si fidano più. È un danno economico e il fatto di organizzare le Olimpiadi non aiuta questo, va nella stessa direzione. Personalmente il fatto che sia, come diceva lei, un non senso mi preoccupa perché le cose che non hanno senso in Italia normalmente hanno una fortuna eh, inspiegabile. Dobbiamo, dobbiamo chiudere. Vi leggo soltanto una notizia che compare sul Corriere di oggi. Roma Olimpica criticata da Londra la stampa agita Appunto. lo spettro della, eh, della mafia. Direi che Dio chiudiamo, Dio. chiudiamo qui, staremo a vedere anche se mh, credo che probabilmente in consiglio comunale insomma, farete una eh, battaglia eh, chiassosa contro qualsiasi insomma, possibilità che una cosa del genere insomma, venga portata... Beh, sulle tavana. Olimpiadi direi che non c'è proprio motivo di ragionare, insomma. No? Ci sono proprio i, i, le condizioni. Chiara e eh, concisa. Grazie a, Grazie a Virginia lei. Raggi, Grazie consigliere eh, in comune del Movimento 5 Stelle. Grazie ancora una volta a Alessandro Cisilin per essere intervenuti. Metropolis torna la prossima settimana. Grazie per averci Buonasera.